Vi volevo mostrare come creare velocemente dei test per accertare le conoscenze degli studenti alla fine di un'unità di lavoro. Il test che vi propongo è utilizzabile sia alla fine del momento operatorio di un EAS che nella fase conclusiva dell'EAS nel momento ristrutturativo. L'applicazione è testmoz.com. Non serve registrarsi e neppure quindi prendere un account. Una volta che mi sono collegata al sito, due possibilità: make test o view demo. Naturalmente cliccherò subito su make e test. Mi chiederà di mettere il nome del test, in questo caso Verson, e di scegliere una password. Continuo. Qui ho il test control panel e con alcune utilities per il test, di cambiare la password, di creare un nuovo test, di clonare questo test e di cancellare i dati del test. Vado nella comoda barra superiore e clicco su Setting. Mi dice di indicare il quiz name che dovrebbe uscire in automatico e di inserire una introduzione che sarà vista nel display del test. Metterò questo test è relativo alla filosofia di Bersani. Poi mi chiede di mettere una conclusione che sarà visibile nel test alla fine della compilazione. In questo caso potrei mettere qualsiasi cosa, metto, inserisco bene, virgola, hai concluso. Il test. Potrei mettere anche una password da inviare agli studenti per accedere al test. Se non metto, inserisco la password, chiunque abbia il link può accedere a questo test. Non metto in questo momento la password. Poi spunto randomize the question order, l'ordine delle domande, e poi guardo e verifico che siano spuntate sia score che quiz outline, e che indicate it. The response was correct and or incorrect, e anche il display della correct answer che non è spuntato in automatico. Faccio save e mi dice che non ho ancora inserito le domande, quindi Add new question e vado ad inserire la prima domanda.
La prima domanda è: Bresson analizza la vita psichica cosciente. Ho la possibilità di scegliere true e false, le risposte multiple e le domande multiple e lasciare in bianco. Scelgo il multiple choice. Dopo aver inserito le mie domande, spunto la domanda corretta, in questo caso è la seconda. Assegno punti per la domanda, in questo caso ne posso assegnare 4, e poi shuffle answer. Save and add new question. La seconda domanda, sempre a risposta multipla, la scrivo ora. Volevo dirvi che comunque è possibile aggiungere altre nella scelta multipla, altre domande rispetto a quelle che presenta di default. Ho scritto la seconda domanda: per Bresson il concetto di tempo reale ha come sinonimo la risposta sempre a scelta multipla, il movimento, l'essere, la durata, la possibilità. Segno la risposta che sarà quella giusta, la durata, i punti da attribuire, in questo caso posso attribuirne 3, e poi save and add a new question. Sono alla terza domanda e scrivo il test. Le caratteristiche del tempo in Bresson sono: ho scelto sempre il multiple choice e ho inserito le domande. La domanda giusta sarà spazializzazione e misurabilità. I punti assegnati li lascio a 3. Save. Ho finito il test e vedete che ho qui il report delle domande. Bresson analizza la vita psichica, vede il concetto di tempo, le caratteristiche del tempo e i punti che ho assegnati. Potrei anche aggiungere una nuova domanda da qui. Faccio publish e qui clicco su publish e mi dà l'indirizzo dove è disponibile il test. Bisogna assegnarsi questo indirizzo. Quindi, cioè tenerselo anche. Me lo copio tanto per sicurezza, per poterlo poi dare agli studenti, e mi collego a testmonth.com. Qui mi trovo nella casella del login, student login. E mettiamo che sia Giovanna che fa il test. Comunque questo link lo invio agli studenti, così gli studenti si possono accedere e fare il test. Giovanna, continuo. E allora in questo caso vediamo che cosa se Giovanna fa il test esattamente e quindi mettiamo anche delle risposte a caso, mi dà submit, alla fine Giovanna farà submit, ok.
mi dà le risposte corrette e non corrette di Giovanna in questo caso. Ok, adesso Giovanna fa il logout e noi possiamo vedere in admin login. Metto la mia password, faccio login, il risultato, quindi il reports del test. E vedete che Giovanna, no, ha fatto il test e il 30% del test era. Mi dà come risultato di risposte esatte. A questo punto posso esportare, dopo aver raccolto tutti i report degli studenti, posso esportare i risultati come CSV. In un foglio di Excel. È comunque importante tenere il link che era stato dato al test e segnarselo magari in Google Drive su un file dei test che sono stati dati assegnati alla classe. Buona giornata.